Salve a tutti i fan del pugilato, dello sport da combattimento e soprattutto di The Shield of Wrestling. Sono Leonardo Santoleri e oggi vi parlerò di Floyd Mayweather. Il campione infatti è pronto a rindossare i guantoni da boxe ormai appesi al chiodo dal lontano agosto 2017, quando si batté contro Conor McGregor in un match che fece registrare un record di incassi assoluto. Un record che molto probabilmente nessun altro incontro eguaglierà mai. A meno che l'incontro che rivedrà due leggende del pugilato risalire sul ring, tra i quali Mike Tyson e Roy Johnson Jr., non riuscirà a fare meglio. Floyd Mayweather Jr. sembra proprio che non voglia stare lontano dal centro del ring e dalle arene del mondo che lo hanno ospitato e che lo hanno reso una leggenda. Il pugile americano svestirà i panni da allenatore da poco indossati e, sorprendendo tutti i fan, ha annunciato via social il suo ritorno sul quadrato, che avverrà durante l'evento di MMA Mega 2021 che si terrà in Tokyo, Giappone. Per chiunque fosse interessato può trovare il video sul profilo Twitter del campione. Nel video egli dichiara: Tokyo, Giappone, tornerò nel 2021. So che i giochi olimpici si terranno in Giappone nel 2021, ma io, Floyd Money Mayweather, e la mia squadra faremo qualcosa di grande al Tokyo Dome. Giappone, sto arrivando. Al momento non si sa ancora nulla a proposito di chi potrebbe essere il potenziale avversario di Floyd Mayweather, né i dettagli a proposito del match, ovvero se sarà un incontro di esibizione di MMA, ipotesi che noi tendiamo ad escludere, oppure di pugilato. Da Leonardo Santoleri intanto però è tutto. We are The Shield of Wrestling.